nostro viaggio nella provincia di Crotone prosegue verso un luogo celebre, un luogo famoso, Punta Alice. Ha rappresentato sempre dall'epoca della Magna Grecia un approdo tranquillo per tutte le imbarcazioni provenienti dalla Grecia e dall'Oriente. È un luogo molto bello dal punto di vista paesaggistico. Dobbiamo anche ricordare che qui siamo in un punto molto profondo. Basta fare una decina di miglia e si comincia a parlare di abissi marini, cioè profondità che raggiungono circa 2.000-3.000 metri. Non so se chiedo qualcosa di complicato, ma si può scendere a Punta Alice? Sì, ma non con questa barca, dobbiamo già salire l'altra barca. Con la seconda barca? Sì. Qui è profondo, a questa punta il mare è 300 metri, proprio appena si approda. Si fa un passetto e poi c'è un piccolo abisso. Punta Alice è baciata dalla fortuna, perché quando c'è maestrale o venti sfavorevoli, proprio per la sua conformazione geografica, se c'è maestrale da una parte, tranquillamente si va dall'altra e il mare è tranquillo. Ragazzi, complimenti. Grazie. Che cos'è? Un dentice. È un dentice. Ah, è un dentice. Questo è un bel dentice. Quanti chili sarà? 6 chili. È in arrivo l'altra barca. Anche qui un'altra sorpresa. Siamo emozionati anche noi. È una ricciola. Sì. Ma è una cosa micidiale. Ce la fa? Sì. E quanto pesa? Una ventina di chili. 20 chili? 20 chili. Ma l'ha presa a traino? Sì, col vivo. Ma è normale che si prendano questi pesci di questa? No, normale no, è un po' di fortuna. Allora è sereno variabile, allora diciamolo ragazzi. Va bene allora. Abbiamo visto prima il dentice, adesso questa ricciola che è veramente colossale. Ce la mangiamo. Complimenti, grazie, complimenti. Grazie. Sorprese ne vedrete tantissime tra poco. Ora ci trasferiamo, andiamo in un'altra regione, in Veneto, dove c'è la nostra Monica Rubio.